qualcuno poi vuole scrivere il prezzo. Questa cassetta è di Carlo, però. Rimettiamo quella della Boldrini. Sì. Aspetta, non so se volete qualcosa, ve l'abbiamo stampata perché spesso non arrivano informazioni e ve le diamo direttamente. Bravi, Marco. Direttamente, secondo solo. Ci sei, Enzo? Se non c'è Mediaset noi non partiamo. Secondo. Partito. Via. Un attimo. Prego. Poi io c'è il pazzo. Fatto c'è. No, ci mancherebbe, grazie a voi di essere a disposizione. Di quando anche? Ci sono, prego. Però se passa anche. Devi mettere di tanto. Perché sennò stai andando a lui. Sì, sì. O dietro, dietro. Ok. Se resta sempre nel linguaggio colui che parla. Se va avanti. Ah, poi quando io mi sposto via. Sì, facciamo per tutti, per il primo frasco. Sì, grazie. Ok. Sì. Vado? Vai. E poi tutte le domande, mica noi facciamo quei politici che parlano solo loro. Oggi in aula è successa una cosa sconvolgente, cioè il vice ministro Fassina ammette che lo Stato non esiste. Noi abbiamo presentato un'interpellanza su un possibile caso di corruzione internazionale dell'ENI, tra l'altro non nuovo a casi del genere, gravissimo, e vi lasciamo poi tutta la documentazione, cose gravissime per le quali abbiamo anche chiesto le dimissioni di Scaroni e non solo le sue. E Fassina ha ammesso che lo Stato non ha controllo sull'ENI, che non può fare nulla, tra l'altro ha risposto all'interpellanza citando un documento dell'ENI stesso, cioè neanche il governo è capace di produrre una propria documentazione. È una roba per noi, poi fate le vostre valutazioni, da prima pagina dei giornali, ed è frutto delle privatizzazioni del centro-sinistra, perché oggi le partecipate, che erano un fiore all'occhiello dell'economia italiana, l'ENI, l'ENEL, sono in mano del capitale privato e lo Stato non ha alcun controllo sulle stesse. Oggi ha messo il governo questo, che non possono fare nulla e che lo Stato non c'è. Lo Stato siamo noi cittadini, siete voi organi di stampa, magari liberi sarebbe ancora meglio, e tra di voi ci sono tanti giornalisti liberi che gli fa schifo questo sistema. Ecco, noi questo sistema ci fa schifo e siamo qui dentro da 2 mesi e mezzo e stiamo iniziando a farle le nostre denunce, le nostre battaglie. Perché poi le informazioni escono fuori. Oggi è successa una cosa di una gravità estrema, il governo ammette che lo Stato non c'è e che il privato conta di più del pubblico. Entrando nel merito della vicenda, noi abbiamo denunciato il fatto che ci siano delle, è quasi una notizia crimis, che ci siano delle incongruenze, in una maniera non trasparente, un'azienda statale come l'ENI, una grande azienda multinazionale dell'energia, che non opera in maniera trasparente nei confronti di operazioni relative fatte anche con i soldi dei cittadini, che è una cosa molto importante. Quindi noi chiediamo la trasparenza di queste operazioni che spesso portano anche a episodi gravissimi di corruzione. La corruzione che tra l'altro è uno dei mali che ci affligge e soprattutto una delle cose che già è accaduta, è sempre nello stesso luogo, siamo nel Niger, degli affari fatti da Scaroni e dai vari Cicco, Claudio De Scalzi, Vincenzo Armanda, Roberto Casula, che si sono insomma sono stati coinvolti in operazioni poco trasparenti anche nel caso dell'acquisizione dell'impianto di liquefazione di gas di Bonny Island in Nigeria. Questo è un caso certificato di corruzione, perché tra l'altro anche il Security and Exchange Commission del governo degli Stati Uniti ha sanzionato pesantemente SNAM Project, che oggi è cyber e quindi controllata da ENI, è stata sanzionata con 365 milioni di dollari dalle autorità statunitensi. Quindi questo è un episodio gravissimo che va ripetendo, quindi noi chiediamo alle autorità competenti di indagare in maniera precisa e diretta su questa notizia criminis che oggi abbiamo portato in Parlamento come interpellanza. Grazie. Qualcuno deve scrivere il pezzo? Vi lasciamo interpellare. Sì, 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 magari, grazie. Grazie mille.
Ora viene più c'è un altro che me. E allora fa una cosa. Ragazzi, una roba di una gravità incredibile. Se non ci stanno i quattrini per pagare i cassa integrati, i disoccupati, o voi che prendete 4 lire per fare i giornalisti, la colpa è della corruzione internazionale e nazionale. È questo il legame che stiamo cercando di distruggere. Non è colpa mia se passa. Non c'è firma.